Una volta che avremo terminato i petali, inizieremo a fare le foglie e non il centro come nelle spiegazioni. Questo perché, essendo cartoncino, non abbiamo la possibilità di pulire e quindi dobbiamo cercare di dipingere prima le aree più esposte ad errori. Io sto utilizzando un Filbert 2 perché ho ridotto leggermente il disegno, altrimenti potete utilizzare anche un Filbert 6. Dipingete le foglie esattamente come abbiamo fatto per i petali, utilizzando il Laser Light Green e intingendo di tanto in tanto il pennello nel Bleach Sand. Ovviamente anche qui cerchiamo di dare un movimento alle foglie, ecco, ho sbagliato. Quella è una parte già dipinta, per pulire con un pennello bagnato andiamo a correggere l'errore in questo modo. Quindi carichiamo il colore. Naturalmente il Bleach Sand va aggiunto quando il colore è ancora bagnato, in questo modo la sfumatura sarà più naturale. Girate ovviamente il disegno nel modo che vi è più comodo per dipingere. Se vi dovesse sembrare troppo chiaro, potete aggiungere anche un altro verde di vostro gusto. Naturalmente questa è una prima mano, perché questo tipo di colore è trasparente, quindi ne faremo più di una. Per farvi vedere come avviene con il colore, ecco qua, ho caricato un po' di Bleach Sand esattamente come avete fatto per i pedali.